Allora, sì, io oggi inizierei con in realtà il saggio di un, non di una, non è di un'italiana, è di una signora, Madame de Stael, che è molto interessata, insomma, al nostro paese, come vedremo tra pochissimo, e dice, italiani, però ormai siete rimasti quasi solo voi a fare una letteratura classicistica, cioè. Non vi siete accorti che altrove in Europa c'è gente che insomma ormai dice ha inventato un nuovo movimento, no? Quello romantico, forse è il caso che andate a leggere questa roba. Però prima di affrontare questo scritto qui, vedete che sta proprio qui sulla sinistra, sul vostro libro è a pagina 323, quindi è roba che troverete anche sul manuale. Io direi sempre di, tanto per cominciare, una specie di piccolo inquadramento di quello che faremo anche poi giovedì e venerdì. Vedete, io ho ritagliato praticamente un documento che sta sul vostro libro a pagina 359 e che in effetti si intitola Il Romanticismo in Italia. E per ora da studiare c'è soltanto di quella pagina il primo paragrafetto che si intitola appunto Documenti teorici del Romanticismo italiano, che è un po' quello che dicevo prima, insomma, no? Ci sono almeno un paio qui dentro questo riquadrino di testi che poi noi leggeremo, ovviamente doverosamente sforbiciati, diciamo così. E qual è il problema? Quindi ecco, partiamo da quello che il vostro libro vi dice a pagina 359, no? Ecco, a partire da questo articolo che tra poco leggeremo, no? Di Madame de Stael, vediamo anche chi è sta signora, che è quella che sta dietro di me. Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni del 1816, ecco, a partire da quel documento, in pratica il dibattito sul che fare nell'arte e nella letteratura italiana si apre. Cioè, fino al 1816, insomma, calma piatta. Cioè, tenete presente che l'Italia, quasi, quasi ovviamente, no? Essendo ricca di musei pieni di roba greco-romana, di rovine, ecco, bastava venire a Roma oppure andare a Napoli, Pompei, no? Di rovine di quella antichissima civiltà, era stata praticamente la culla, no? Incontrastata dell'arte e della letteratura neoclassica, neoclassiche. Quindi il neoclassicismo in Italia era praticamente, aveva il monopolio più o meno della creatività, diciamo così. Ma ormai nel 1816 è roba vecchia, insomma, no? E poi vedremo quali sono i problemi che vengono per quanto riguarda chi vuole introdurre il romanticismo in Italia, quella cosa provocava, diciamo così. Ecco, e invece questo articolo della signora De Stael, diciamo, smosse le acque. Come vedrete, insomma, questa signora le smosse in maniera abbastanza, come dire, con forza. Tanto che aprì addirittura un dibattito fra gli intellettuali italiani, fra chi stava con lei. Con gli elementi della sua riflessione che tra poco vedremo e chi invece si schierava contro di lei. E comunque, tenete presente, tanto per arrivare al dunque, il panorama intellettuale artistico italiano si spaccò in due. In pratica c'è chi raccolse, no, i consigli, diciamo così, di questa signora e chi invece rimase ben fisso, ancorato al neoclassicismo. Dice, ma come, il neoclassicismo, si può dire, l'abbiamo inventato noi, ce lo teniamo perché la cultura italiana è quella. E io direi di seguire però il primo filone perché è quello che dice le cose più nuove. Intellettuali come Giovanni Berchè, Pietro Borsieri, Silvio Pellico, nel 1818, cioè soltanto 2 anni dopo la pubblicazione su una rivista italiana dell'articolo della Madame de Stael, fondano un giornale, beh, attenzione, non è un quotidiano, è una rivista che esce praticamente prima ogni mese, poi ogni 2 settimane, a Milano, che si chiama Il Conciliatore. E il Conciliatore diventa praticamente l'organo, no, ufficiale del romanticismo italiano. Quindi vedete, un gruppetto di intellettuali italiani si possono già definire, si autodefiniscono romantici. E danno subito
come dire, l'identikit di quello che sarà il romanticismo italiano. Vi ricordate che in chiusura di tutto il nostro viaggio in Europa, no? Mi pare proprio venerdì scorso, io dissi, attenzione perché dalla prossima settimana ci avventuriamo poi nel romanticismo qui nel nostro paese e non so se vi piaceva, purtroppo o per fortuna dovremmo un po' dimenticarci quello che abbiamo visto nel nord Europa, cioè l'aspetto eccessivamente fantastico, no? Spesso nero, no? Notturno, eccetera, non ci sarà nel romanticismo italiano, ci saranno altre cose. Diciamo che sono queste cose qui. La lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo del 16 di Berchet, lo vedremo poi giovedì prossimo. Comunque ecco, qui ci sono in pochissime righe concentrati i temi fondamentali del romanticismo italiano. Uno, perché si è romantici in Italia? Beh, uno, per svecchiare la cultura italiana. Vabbè, questo era tipico anche di quello che si diceva, insomma, fuori dall'Italia, no? Due, a chi ci rivolgiamo? E questo sembra un po' di sentire Wordsworth, no? Ci rivolgiamo al popolo. Attenzione però, in che senso popolo? Vedete, qui il popolo è tra virgolette, no? Popolo che vuol dire? Né all'aristocrazia, che ormai si è inaridita, come vedremo andando appresso al neoclassicismo, né però alla gente che non sa leggere e scrivere. Chiaramente, quindi il popolo chi sarà? La borghesia. La borghesia italiana che non vede l'ora di leggere cose al passo con i tempi. E tre, beh, utilizzando, anche qui Wordsworth forse lo sentiamo, no? Lo risentiamo, utilizzando una lingua più semplice, cioè anche la lingua, insomma, dovrà seguire queste nostre impostazioni. Se vogliamo ampliare il pubblico, dobbiamo parlare a un pubblico vasto che non necessariamente ha fatto degli studi classicisti, no, di letteratura. Quindi bisogna avvicinare la lingua letteraria alla lingua poi che si parla effettivamente. E attenzione, questo è proprio tipico del romanticismo italiano. Quarto punto, è grazie alle nostre opere noi contribuiremo al progresso civile e morale del nostro paese e racconteremo cose vere. Vere nel senso non finte, non eccessivamente fantastiche, né che si richiamano magari alla mitologia, no. Il nostro pubblico vuole sentire parlare di cose che in qualche modo lo coinvolgono, che lui vive. Quindi ecco, vedete, è un programma, diciamo così, per quanto riguarda la situazione di partenza, che è quella della neoclassica, no? È molto ambizioso. Cioè si tratta praticamente di rivoluzionare, insomma, no? Il modo di fare il pittore, il poeta, il narratore qui in Italia. Quindi, insomma, ripeto ancora una volta, i giovani redattori del Conciliatore avevano in mente una cultura, una letteratura, un'arte completamente nuove. Non necessariamente però assomiglianti, no? In tutto e per tutto al romanticismo nordico. Vedete, qui manca tutto, che ne so, mancherebbe Novalis, no? Mancherebbe anche Heine, mancherebbe, che ne so, anche Schelle in qualche modo, no? Keats. Cioè, qui del romanticismo si prende, no? In qualche modo la novità rispetto al neoclassicismo e si vorrebbe fare una letteratura che fosse utile al pubblico che la legge, per crescere, insomma. Quindi qualcosa che abbiamo già sentito, adesso non vorrei provocare uno shock, abbiamo anche già sentito queste cose durante il periodo dell'illuminismo qui in Italia, no? Quindi insomma un romanticismo, non facciamo casini, è una provocazione quella sto per dire, un romanticismo illuminista, sì, a parte il discorso della ragione, no? Anche qui i romantici italiani pensano che invece le corde da far suonare sono quelle della passione, dell'amore, dei sentimenti, insomma, chiaramente. Però il ruolo della letteratura e dell'arte è quella di contribuire, come dicevo prima, al progresso della nostra nazione. Vabbè, quindi questo lo mettiamo un attimo in archivio, ripeto, lo trovate a pagina 359 del libro, il primo paragrafetto, rileggetevelo. Invece, ecco, questa bella signora, come vedrete, è quella che suscita
dire, il dibattito, no? Praticamente apre il dibattito, l'abbiamo detto prima, abbastanza presto, nel 1816. Chi è questa signora? Poche righe che il vostro libro anche dedica, no? A Madame de Stael, e a pagina 322. Pagina 322 in basso c'è una presentazione. Beh, lei insomma nasce molto ricca, diciamo, perché pensate, è figlia del banchiere di Ginevra che si chiamava Necker e che in quegli anni, diciamo, seconda metà del Settecento, venne niente po' di meno che assunto alla corte di Francia come una specie di ministro dell'economia. Quindi lei nasce a Parigi perché il padre, che pure è svizzero, è di Ginevra, si trovava lì per lavoro, diciamo così. Ed è uno dei grandi nomi della storia di quel periodo. E quando lei si sposa, beh, sposa sempre un membro, insomma, di classi elevate, addirittura sposa un barone, De Stael, appunto, De Stael, e quindi da lui prende il nome. E però è una donna che, ovviamente non avendo bisogno di lavorare, dedica, la sua vita allo studio. Quindi fu un intellettuale. Guardate, una donna come lei a quei tempi non era proprio esattamente frequente da incontrare. Eh? Lei la formazione, come dire, intellettuale ce l'ha nell'età ancora che possiamo definire illuminista, quindi ancora lei cresce con quelle idee, poi ovviamente cambierà idea. E dal punto di vista politico addirittura si schiera contro l'assolutismo, quindi è una liberale, una progressista, diciamo così. Quindi è una donna che fin da subito è orientata sia a livello culturale che a livello politico al futuro, diciamo così. E pensate che nella Parigi di fine Settecento lei in qualche modo inaugurerà una pratica tipica del mondo intellettuale di quell'epoca, cioè apriva il suo salotto. Voi immaginate una casa enorme, no? Una casa di un barone, di un aristocratico. Il suo salotto diventa il centro di frequenti riunioni in cui lei ospita gli intellettuali più di moda, diciamo così, del periodo a Parigi, e lì si chiacchiera, si discorre, si affrontano temi importanti, sia politici che letterari. Quindi pensate che quando arriva Napoleone, lei che si schiera contro questo nuovo tiranno, tra virgolette, la pensa un po' come Foscolo, insomma, lei viene addirittura costretta ad andarsene da Parigi. Perché la polizia napoleonica comincia a sospettare, insomma, che lei possa essere un pericolo, insomma, per Napoleone stesso, e lei quindi se ne va nella città poi natale della sua famiglia, a Ginevra, dove può fare quello che vuole senza troppi problemi. E dal punto di vista della sua produzione letteraria, perché scrive anche roba, quindi non è soltanto una animatrice culturale, intellettuale, scrive anche. E per esempio scrive un romanzo che si intitola Corinne o l'Italia, è ambientata proprio nel nostro paese. Quindi immaginate una storia d'amore in cui Corinna in italiano è la protagonista, quindi è una donna che vive storie d'amore, sempre ambientate nel bellissimo paesaggio del nostro paese. E da lì poi lei si innamora del nostro paese, cioè una molto attenta a quello che succede nella nostra penisola, e dal punto di vista politico, dal punto di vista intellettuale, e poi scrive anche un saggio, La Germania, in cui praticamente diffonde le idee del romanticismo tedesco in tutta Europa. Ed è una donna, dai mille volti, insomma. E avete visto anche lo spostamento progressivo con la Germania, no? Chiaramente, ma anche con Corinne. Dal campo illuminista al campo romantico. Perché insisto parecchio sull'amore di Madame de Stael per l'Italia, per la cultura italiana, per il paesaggio, per le città italiane, per gli italiani, insomma, probabilmente. Perché lei, cioè, non è un fulmine a ciel sereno la pubblicazione, vedete, sulla rivista che si intitolava Biblioteca Italiana, il famoso gennaio del 1816. Di un articolo che è, appunto, si intitola, vedete, sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. Cioè, praticamente in questo articolo, volendo fare già un piccolo bilancio, si dice: italiani,
mi dispiace che vi siete ridotti così come vi siete ridotti, e poi lo leggiamo, leggiamo certe espressioni piuttosto brutali, diciamo così, ma dettate dall'amore, insomma, dall'affetto per la nostra cultura. Cioè, mi dispiace che state ancora impelagati in una cultura vecchia, stravecchia, con le ragnatele, che è quella classicista. Forse l'unico modo per darvi una svegliata è andare a leggere quello che in questo momento stanno scrivendo, che ne so, in Germania, in Inghilterra. Lo traducete, lo fate leggere al pubblico italiano, così insomma forse si avvia un tentativo di svecchiamento, no? Della vostra cultura, che mi piacerebbe che voi italiani insomma foste all'altezza degli altri popoli, insomma, a livello di produzione letteraria. Però andiamo a leggere, intanto quasi tutto quello che dice è importante. Io no, ho soltanto, come vedete, sottolineato le cose che magari sono più interessanti. L'inizio è assolutamente, come dire, già abbastanza esplicito, no? Lei dice: quando i letterati di un paese si vedono cadere tutti e sovente nella ripetizione delle stesse immagini, degli stessi concetti, dei modi medesimi, segno è manifesto che le fantasie impoveriscono, le lettere isteriliscono, a rifornire non c'è miglior compenso che tradurre da poeti di altre nazioni. Qui già c'è un giudizio, mi pare, abbastanza drastico, no? Su com'è la letteratura italiana del tempo. Cioè, vi ripetete, ormai sono decenni che dite sempre le stesse cose. Mitologia, eroi greco-romani, stessi concetti, addirittura stesso stile, i modi, vedete? Proprio, vi ripetete anche nei modi medesimi, lo stile, il modo di parlare, il linguaggio, cioè è segno manifesto, cioè è proprio evidente, che ormai la vostra letteratura si è isterilita, è diventata sterile, è diventata non più a contatto con i tempi e magari con un gusto del pubblico che potrebbe essere molto più vasto di quello vostro, insomma. E dice subito qual è la tesi, no, dell'articolo. Cioè, non c'è miglior modo in questi casi, in cui insomma, la letteratura di un paese non c'è più niente da dire e si ripete pigramente, non c'è migliore cosa da fare che andare a tradurre poeti di altre nazioni. Cioè, magari imparate qualcosa, ma non per imitarli, per vedere che ci sono anche ormai, no, nell'Europa dell'inizio dell'Ottocento, altre tematiche, altri contenuti, altre immagini da sfruttare, insomma. E poi qui, tanto se uno non avesse capito, alla riga numero 5 dice: dovrebbero, a mio avviso, gli italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche. Ma che è poi quello che abbiamo fatto noi, no? Cioè, imparate dagli inglesi e tedeschi. Ripeto, non per imitarli, però guardate che lì, per esempio, le cose si stanno muovendo e si stanno muovendo anche in una direzione completamente innovativa, no? Quindi, se voi andate a leggere roba che viene dall'Inghilterra e dalla Germania, insomma, forse imparate qualcosa. Onde, cioè in modo da, sarebbe affinché mostrare qualche novità ai loro cittadini, appunto, i quali per lo più stanno contenti all'antica mitologia, né pensano che quelle favole sono da un pezzo antiquate, anzi il resto d'Europa le ha già abbandonate e dimentiche. Cioè, basta mitologia, non se ne può più. Cioè, sia nell'arte che nella letteratura, in altri paesi quella roba è già stata messa in archivio, no? A favore di invece roba nuova, insomma, tutto quello che abbiamo letto noi, no? Heine, Novalis, Keats, bla bla bla. Perciò, vedete, qui dice: ma io non vi voglio offendere. Cioè, perciò gli intellettuali della bella Italia, vedete come ci vuole bene, no? Se amano di non giacere oziosi, cioè se si vogliono dare una svegliata, traducendo in romanesco, rivolgano spesso l'attenzione al di là delle Alpi. Dice: ecco, date un'occhiata a quello che succede al di là delle Alpi, cioè in Europa. E poi vedete, qui io l'ho anticipata, no, Madame de Stael, dice: non è che dovete imitarli, no? Dice: non dico per vestire le fogge straniere, ma per conoscerle. Cioè, non dico che dovete poi imitare, che ne so, Novalis. Però almeno sapete che c'è e sapete che si può fare letteratura anche in un altro modo, no? Non per diventare imitatori, e se no stiamo di nuovo al discorso neoclassico, no? No, non si deve imitare, no? Ma per uscire di quelle usanze viete, addirittura, viete nel senso insopportabili, le quali durano nella letteratura
come nelle compagnie i complimenti, a pregiudizio della naturale schiettezza. Come nei rapporti tra esseri umani, se uno fa dei complimenti ripetuti, è ipocrita, no? Quindi non è vero. Ecco, non deve succedere questa cosa nella letteratura. La letteratura deve essere schietta, no? Naturale, deve essere dettata dalla passione, dal cuore, eccetera. Che se le lettere si arricchiscono con le traduzioni dei poemi, lei dice addirittura, ma provate a non tradurre proprio tutto, vi dico quello che farebbe bene all'Italia, traducendo i drammi si conseguirebbe una molto maggiore utilità. Dice, non vi dico di tradurre la poesia perché è sempre un po' difficile, poi insomma non suona più come suona in originale, no? Però per esempio potete provare a tradurre opere teatrali, perché il teatro già di per sé c'è un pubblico più ampio, poi è più facile, insomma, tradurre, no, opere teatrali inglesi e tedesche, romantiche, chiaramente, e dice perché vuole, cerca di giustificare questa cosa, no? Poiché il teatro è come il magistrato, cioè forse la forma più alta, no, diciamo così, di letteratura, della letteratura. E poi va su un esempio, no? Beh, fa un nome ancora oggi super rappresentato in tutti i paesi del mondo. Shakespeare, tradotto con vivissima rassomiglianza dallo Schlegel, fu rappresentato nei teatri di Germania come se Shakespeare e Schiller fossero divenuti concittadini. Vabbè, questi non li conosciamo, però ve lo dico io. Shakespeare, per esempio, è stato tradotto in tedesco da un certo Schlegel, e quindi a questo punto i tedeschi hanno potuto riconoscere in Shakespeare quasi un loro concittadino, perché è stato tradotto in tedesco e quindi hanno potuto, che ne so, immagino andarsi a vedere, che ne so, Otello, Amleto, eccetera, eccetera. Quindi tradurre fa bene, no, alla letteratura, insomma, dei vari paesi. Quindi è bello che ci si confronti con la produzione letteraria di paesi diversi dal nostro, no? E facilmente, dice, ecco, fate la stessa cosa, no? E facilmente in Italia si avrebbe un uguale effetto, poiché i drammatici francesi tanto si accostano all'italiano quanto Shakespeare al tedesco. Ecco, diceva, vogliamo restringere ancora il campo, perché magari l'inglese è più vicino al tedesco. Ecco, voi che cosa potreste tradurre? Opere teatrali, per esempio, francesi, che il francese è un po' più vicino all'italiano. Insomma, comunque basta che andate a vedere, vi affacciate a quello che succede al di là delle Alpi e vedrete che ci sono delle belle cose da vedere. Insomma. E poi qui c'è il colpo di grazia, c'è cioè un'immagine insomma abbastanza, come dire, brusca di questa bella signora e dice Abbi, OGD, Abbi sarebbe ci sono oggi, ci sono oggi, nella letteratura italiana una classe di eruditi che vanno, guardate l'immagine, provate a immaginarvela. Una classe di eruditi che vanno continuamente razzolando le antiche ceneri per trovarvi forse qualche granello d'oro. Sentite che roba, sono i neoclassici questi, no? Lei se li immagina come una classe di gente colta, per carità, che però che fa? Invece di aprirsi al nuovo, scava tra le ceneri praticamente, ormai di una tradizione morta e defunta, per trovare qualche volta un granello d'oro che ancora potrebbe andare bene, insomma. Quindi fa questa operazione quasi di rimestare roba che ormai non c'è più senso, insomma. E ok. E un'altra di scrittori senz'altro capitale che molta fiducia nella loro lingua armoniosa, donde raccozzano suoni voti d'ogni pensiero, esclamazioni, declamazioni, invocazioni, che stordiscono gli orecchi e trovano sordi i cuori altrui perché non esalarono dal cuore dello scrittore. Ecco, qui ce l'ha invece con l'altro filone, diciamo così, della letteratura italiana di quel tempo, che era il barocco. Ne abbiamo sempre parlato, ma non l'abbiamo mai studiato. Però anche qui, lei che vuole dire? Vicino ai neoclassici, che insomma sono ancora, vanno sempre, stanno ancora cercando roba buona dentro roba invece antica, no? Polverosa, in cenere. Ci sono pure quelli che invece, grazie alla vostra bella lingua, cercano di stupire con effetti speciali attraverso insomma, l'uso di parole particolarmente elaborate il loro pubblico, che però non si emoziona più di tanto perché questo secondo modo di fare letteratura non sgorga dal cuore, dalla passione. E quindi se non sgorga dalla passione e dal cuore, figuriamoci se può suscitare passione o emozione. Non esiste.
Quindi lei indica invece una terza via, no? Cioè quella del punto di la letteratura romantica, no? Praticamente. E dice: non sarà egli dunque possibile che un'emulazione operosa, un vivo desiderio di essere applaudito nei teatri, conduca gli ingegni italiani a quella meditazione che fa essere inventori, ecco qui, e a quella verità di concetti e di frasi nello stile, senza cui non c'è buona letteratura, neppure elemento di essa. Cioè, è possibile che non c'è nessuno in Italia che seguirà i miei consigli? Lei non ci può credere, in effetti una generazione romantica poi dopo questo articolo nascerà. Quindi praticamente l'identikit del romantico italiano che fa lei quale sarebbe? Uno che magari, vedete, ha detto è mosso, no, da una emulazione operosa, che vuol dire ho visto quello che fanno altrove, no, fuori d'Italia. Beh, faccio qualcosa di simile pure io, insomma, senza copiarli, no? Però è una letteratura nuova. Due, perché vuole essere applaudito nei teatri, che vuol dire? Perché vuole ampliare il pubblico, no? Appunto. E addirittura, vedete, questo nuovo modo di scrivere, come si potrebbe dire, dovrebbe fare riferimento all'invenzione, no? Di concetti e di frasi in uno stile nuovo. C'è tutto il romanticismo, vedete, praticamente in pochissime parole la De Stael ci ha detto, non ha chiamato per nome questa cosa che si chiama romanticismo, però l'abbiamo riconosciuto da almeno questi tre elementi, no? Rivediamolo ancora una volta. Lo svecchiamento attraverso l'emulazione, cioè attraverso l'interessamento alla letteratura straniera, no? Che in quell'epoca diceva tutt'altre cose che il vecchio classicismo. Due, l'ampliamento del pubblico, che è un'altra fissazione, no? Vi ricordate del romanticismo in tutta Europa? E tre, il cambiamento radicale anche del modo di esprimersi, no? Del modo di usare la lingua, non più ossequiosa dei modelli vecchi e stravecchi del classicismo italiano, ma sempre più vicina a una lingua che si usa, no? Una lingua parlata, diciamo così, e soprattutto fresca. Ok, quindi questo era un po' il discorso di Madame de Stael, la prima che suscita, diciamo così, come dire, il dibattito. Tenete presente, ragazzi, che le reazioni furono diversificate, no? Come ho detto prima, c'è chi dice: oh, finalmente qualcuno ce le ha dette le cose, e altri invece che si sentirono assolutamente offesi. Dice: ma come ti permetti, tu che stai a Parigi, di venire a sindacare come facciamo letteratura noi. Quindi, due schieramenti, diciamo così, i classicisti e i romantici che discussero fra di loro. Però viva la faccia, no? Meglio una discussione anche animata, insomma, che la calma mortale in cui praticamente si agitava la nostra letteratura.